Maestro, quale delle sue 27 opere è la più bella? Che corbellerie! Aborro certi discorsi. Delle mie opere, quella che mi piace di più è la casa che ho fatto costruire a Milano per accogliervi i vecchi artisti di canto non favoriti dalla fortuna. Poveri e cari compagni della mia vita, credimi amico, quella casa è veramente l'opera mia più bella. Notte, silenzio, rimembranze, l'osteria del mio babbo alle roncole. La musichina sbilenca del violino scordato del vagabondo Bagassette,
col cappellaccio bisunto veniva all'osteria di Babbo Carlo per la sagra di San Michele. Lui suonava e il babbo gli dava polenta e acciughe. Signor Verdi, faccia studiare la musica a questo bambino perché ha orecchio. E il mio babbo ne ha due di orecchie e due braccia per fare il bottegaio o il falegname. La musica non sfama. Il babbo pensava a come guadagnarsi il pane. Più che la musica, gli interessavano gli avventori che passavano dall'osteria alle roncole. Strana gente di tutti i tipi. Forse sono loro che mi hanno dato le idee per le mie opere. Santi e briganti, zingari e calderai che picchiavano sulle incudini come a voler tenere lontane le bestemmie d'osteria del canto religioso che veniva dalla chiesa di fronte. Quanta gente al mio capezzale. Ma che dicono? Parlano di portare due preti e due candele e la croce. Ma siete matti? Non voglio nessuna partecipazione della mia morte con le solite formule. I simboli religiosi non mi hanno mai fatto paura, anzi. I fumi d'incenso dei templi egiziani di Aida li ho immaginati con antifone religiose di Pierluigi da Palestrina, una litania cristiana buona anche per Iside e Osiride.
crede che il mio Nilo sia quello d'Egitto? Io non sono mai stato in Egitto. L'acqua è quella del rigagnolo dell'Ongina, un torrentello che gocciola accanto a casa mia, a Sant'Agata. Di notte mi pareva il Nilo. Suggestione orientale. Inventare il vero, meglio che copiare il vero. Un aneddoto di vita del maestro. In un grigio pomeriggio d'autunno, in un negozio di chincaglieria a Parma, il maestro con Giuseppina udì una cantilena che veniva da lontano nella via. Boiente i percotte, boiente. Bollenti le precotte, bollenti! Verdi estrasse un lapis e un taccuino e scrisse subitamente delle note fissando le grida del venditore ambulante che vendeva pere cotte bollenti. Boient, ipercot, ipercot, boient. Soccorri a noi, soccorri a noi. I pescatori e i marinai, cuochi di bordo, camerieri sulle nave, diventavano spesso per bisogno montanari delle nostre terre e lì nell'Appennino portavano i canti d'Oriente, dell'Asia, dell'Africa anche. E quel canto lunare della sacerdotessa d'Iside nella Ida me l'ha dato quel venditore di perecotte che gridava per strada. Quelle perecotte avevano profumo d'Oriente. Capisco, maestro. Inventare il vero, meglio che copiare il vero. Ave Maria, piena di grazia. Una cantilena liturgica, quasi parlato adagio. Mormorata su note appoggiate, morbide, morbide come il cuscino che sostiene ora la mia testa. Desdemona, l'innocente vittima e moglie di Otello, non vuole, pregando, contrattare con Dio. Non spedisce a Dio una letterina di convenienza, non chiede per avere, Desdemona, celebra Dio, l'invisibile, e quando ella dirà la parola Gesù, Gesù, il canto prende quota, un invito di misericordia a Dio perché vegli sul debole, sull'innocente, nell'ora della morte. Anche lei, ora che ci penso, come Iago, alla fine si ferma sulla parola morte.